Un legame profondo con la sua terra, l'amore per la cultura contadina, un impegno sociale incessante. L'artista casertano Raffaele Bova, nato a Frignano nel 1946, dalla sua prima collettiva nel 1970, ha sempre mantenuto quella sua vena dissacratoria, provocatoria, condita da quel filo di ironia così indigesto al potere. Raffaele Bova è proprio totalmente lontano dall'artista che ha, diciamo, questo piglio anche da intellettuale, molto più semplice, viene da una ricerca artistica degli anni 70, il coinvolgimento del sociale, soprattutto quello che si intende per sociale cultura contadina, e che lui mette diciamo, a registro attraverso una serie di operazioni, soprattutto operazioni provocatorie, che le fa all'interno del liceo artistico di Aversa dove lui insegna. Poi lo fa nel campo, per esempio lo fa quando incomincia a seminare la lira, hanno questa idea di seminare la lira, che era diciamo, la nostra moneta in quegli anni, dà subito l'idea della suggestione di una certa forma di ironia. Difatti in quel periodo lui realizza una torta in alluminio che ha la forma della lira, incomincia a fare una serie di opere grafiche che si chiamano 5 lire. Il suo rapporto con la terra, con la classe operaia, con i contadini, qual è? È una parte molto, molto intima, perché ci sono nato assieme, ci ho lavorato assieme, ancora oggi diciamo vivo in quelle zone, no? Quindi è una cosa che fanno parte di me e vado avanti con questo, tanto è vero che ci stanno dalle parti nostre due alberi che vivono sempre assieme, la vite e il pioppo. Ho fatto un grande studio su questi due lavori, cose, proprio perché da piccolo li ho sempre visti molto da vicino. Ho partecipato alle vendemmie, ho partecipato ai lavori nei campi con i miei parenti sono di origine contadina, quindi tengo una cultura abbastanza contadino, ecco, quindi il mio rapporto è abbastanza, diciamo, molto intimo e molto sentito. Raffaele, diversamente da altri artisti, continua a dipingere. Il suo atteggiamento verso il sociale non è un rifiuto totale, diciamo, del mestiere pittorico. Lui dipinge tutta la serie, ecco, per esempio questa bella iniziativa che ha fatto per la Rai 3, nello spettacolo della Di Girolamo, Avanti Popolo, quando lui in diretta ha dipinto questo albero, questa grande tela raffigurando un albero di pioppo e una vite, che è un po' la tradizione popolare della terra di lavoro, ovvero pioppo e vite sono due elementi che si sposano tra di loro, perché la vite si avvolge intorno al tronco, al ramo del pioppo, e c'è questa unione quasi potremmo dire matrimoniale, questo sposarsi tra gli elementi. Sono gli aspetti pop che sono più che interpretate come cultura di massa e quindi cultura del consumo, no, invece pop come, penso quasi potremmo dire inglese, la pop inglese che nasce prima della pop americana aveva una dose di ironia, infatti c'era questo sberleffo, possiamo dire, che l'arte metteva in gioco, e lui ha preso questo, ha preso per esempio con la grande pillola del Viagra, con l'immensa mozzarella con la forchetta che raggiunge i 4 metri per la piazza d'Aversa per celebrare l'Aversano. Ecco, questi sono tutti i livelli di una dose di ironia dove lui l'arte la interpreta come qualcosa che deve far scattare nelle persone la grandiosità, potremmo dire la monumentalità di banalità. L'arte senza ironia cosa sarebbe? L'arte senza ironia sarebbe un'arte seria, un'arte troppo pesante, troppo. Cioè, cerco la serietà nell'ironia. E a volte la acchiappo, altre volte no. Comunque vado avanti lo stesso, perché le cose che più mi divertono poi se quando riesce l'ironia. Mi è riuscita a Venezia, con la porta dei bagni della Biennale. Lui ha dedicato Enrico Crispolti, all'indomani della morte del critico d'arte, ha fatto un'installazione molto grande, un grande cappello. E la frase che è il titolo, ma la frase che accompagna quest'opera è Enrico Crispolti, tanto di cappello.
questo è un archetipo che viene dal mondo antico, ovvero quando si celebra una persona, si celebra anche un morto, noi togliamo il cappello per rispetto, nel senso ci rendiamo più umili. Lui ha preso l'ironia e l'ha fatta sposare con il senso dell'ironia che non è il sorriso. Il coniglio di Jeff Koons ci mette il sorriso. Diceva Calvino, l'ironia è una cosa diversa. Tra l'ironia e l'humor, l'humor è una condizione esistenziale, un modo di pensare, un modo di vedere il mondo. L'ironia è una scarica di sorriso che dura quel tempo giusto che è la risata.